Poracci, alla fine è successo. Mario è morto, non tornerà più, se n'è andato. Non vedremo mai più un gioco di Super Mario. Dovremmo dire addio alla mascotte più famosa del mondo dei videogiochi. E lo sapete qual è la cosa più terribile? È che a ucciderlo è stata Nintendo. Bene, ora che ci siamo tolti dalle scatole tutti quelli che lasciano un commento super incazzoso dopo appena 30 secondi di video, o magari solo dopo aver letto il titolo, tra l'altro fate pure perché le vostre interazioni mi tornano utilissime con l'algoritmo di YouTube, quindi venite. Direi che possiamo discutere serenamente di quello che secondo me è uno degli avvenimenti più importanti del mercato videoludico negli ultimi anni. Mario non muore, tranquilli, ma la decisione di rimuovere gran parte delle iniziative legate al 35esimo anniversario dell'idraulico baffuto è un avvenimento che non va preso sotto gamba e che potrebbe avere delle implicazioni che dovrebbero interessare tutti quanti, tanto gli appassionati quanto i fan e, perché no, anche i semplici gamer. Prima di iniziare però, lo sapete che un like equivale a una copia della 3D All Stars che non sparisce dal commercio? Beh, se volete salvare Mario, sapete cosa fare. E visto che ci siete, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivando la campanella delle notifiche, e di seguirmi su tutti gli altri social. Poi ci sono anche i caffè virtuali, i memini in HD, tantissime cose. Ma iniziamo. Innanzitutto mi sembra giusto discutere della fine di Mario, perché su questo canale ho seguito la faccenda della 3D All Stars dall'inizio, anzi, forse anche da prima. Vi ricorderete i rumor e le speculazioni dell'anno scorso, la profetica Poro Prediction e poi gli approfondimenti, i confronti col passato, la recensione e chi più ne ha ne metta. Ho fatto tutto questo perché sono convinto che sulla carta quella della 3D All Stars sia un'idea vincente e anzi da fan Nintendo l'idea di poter recuperare in una comoda raccolta tre importantissimi classici del platform in tre dimensioni è un vero e proprio privilegio. Ho apprezzato l'idea delle remaster in favore del remake e ho difeso la collection da chi, a priori, la criticava come un'operazione inutile, fuori dal tempo e sovrapprezzata. C'è bisogno di riscoprire e conservare nel migliore dei modi possibili la storia del videogioco e riproposizioni del genere dovrebbero essere molto più comuni e non limitarsi solo a una cerchia ristretta di titoli noti. Però è proprio qui che iniziano i primi problemi. La verità, poracci, è che la 3D All Stars è nata sotto una cattiva stella. Il suo potenziale è rimasto sostanzialmente inespresso e la rimozione dagli scaffali fisici e digitali è solo l'ultimo tassello di una gestione a dir poco problematica. Da qualsiasi angolo si osservi l'operazione, purtroppo ci si rende conto di quanto la raccolta non sia in grado di tenere fede al suo altisonante nome. Non è una ricognizione storica completa, perché inspiegabilmente ha visto l'omissione di Galaxy 2, capitolo dimenticato in tutto e per tutto come se non fosse mai esistito. Non è una buona remaster perché i primi due titoli sono stati presentati in una forma a dir poco spartana. Non è neanche una bella collection celebrativa, perché non presenta nessun contenuto extra che giustifichi la ricorrenza, né un packaging in grado di invogliare i collezionisti a preferire la versione fisica, ma soprattutto non c'è nulla se non un unico aspetto che giustifichi l'appellativo di edizione limitata. Sul serio, secondo voi, qual è il senso della 3D All Stars? Se fallisce in tutti questi campi, qual era l'obiettivo di Nintendo nel proporla al suo pubblico e qual è l'esigenza che si nasconde dietro alla sua rimozione? Qualche mese fa, a dicembre 2020, Doug Bowser è stato intervistato da Polygon. All'interno di questa chiacchierata c'è stata una risposta del presidente molto particolare. All'interrogativo su quale fosse il senso dietro a una mossa del genere, quella di far sparire dei titoli dal commercio, Bowser ha risposto che la scelta era stata fatta in funzione dell'aspetto celebrativo. L'intervistatore, non nascondendo le sue perplessità, ha chiesto quale fosse il vantaggio da parte del consumatore e in cambio ha ricevuto una risposta tanto vaga quanto la prima. La verità, poracci, è che dietro una scelta del genere non c'è alcuna volontà di festeggiare nel migliore dei modi. È palese che l'unica risposta sensata sarebbe stata quella di ammettere che la logica adottata è quella commerciale, a discapito del consumatore. Così facendo, Nintendo ha solo massimizzato i profitti in un lasso di tempo circoscritto, che guarda caso coincide proprio con la chiusura dell'anno fiscale.
Nintendo ha tutto il diritto di gestire come meglio crede il suo catalogo e, un po' come ha fatto la Disney in passato, non rende di facile accesso la sua storia. Il risultato è che anche in un periodo dove è semplice creare dei giganteschi archivi online, su cui si monetizza senza alcun problema, l'azienda di Kyoto preferisce creare un'irreperibilità artificiale dei suoi prodotti, con l'unico scopo di forzare all'acquisto compulsivo la sua utenza. Molti di voi mi potrebbero dire che in fondo non c'è alcun problema. La 3D All Stars, così come il Game & Watch, sono rimasti in commercio per 6 mesi e tutti quanti hanno avuto il tempo necessario per valutare l'acquisto e agire di conseguenza. Non ti sei svegliato in tempo? La colpa è tua! Credo però che questo sia un ragionamento assurdo, sia in questo caso particolare, sia in un'ottica più ampia. Vi spiego perché. Pensate se domani uscisse il nuovo God of War, ma Sony Santa Monica annunciasse una disponibilità limitata del titolo, acquistabile solo fino ad agosto. Questo significa che la stragrande maggioranza degli interessati all'acquisto dovrebbe comprare il gioco non solo a scatola chiusa, ma mesi prima di poter mettere le mani sulla PS5, ad oggi ancora introvabile. E se non si avesse questa accortezza? In un periodo così difficile, poi, anche spese all'apparenza irrisorie possono diventare un problema da pianificare. Un conto è incentivare all'acquisto, con promozioni, bundle e edizioni speciali. L'altro è obbligare all'acquisto entro determinate fasce di tempo. Attenzione, perché non stiamo parlando di edizioni speciali in tiratura limitata. Quelle sono sempre esistite, ma rappresentano un modo di premiare i veri appassionati, chi decide di investire in un brand anche alla cieca, magari per amore o per dedizione. Perdere una Collector's Edition non significa privarsi della possibilità di giocare in futuro, su questo penso che siamo d'accordo. Non c'è nulla, quindi, dal nostro punto di vista di giocatori appassionati, che possa giustificare la scelta di Nintendo. Il che ci porta all'ottica più ampia. Nonostante sia ringiovanito di 10 anni tagliandomi la barba, in realtà seguo il mercato videoludico da parecchi anni, anzi sicuramente da troppi. Ho vissuto attivamente almeno 4 generazioni di console, ma in verità videogioco da molto prima. Fidatevi quando vi dico che le cose stanno cambiando parecchio negli ultimi anni, e non necessariamente per il meglio. Ai miei occhi Nintendo sta seguendo una traiettoria che si distacca nettamente dagli interessi dell'utenza. È come se un'iniziativa fosse una prova, un test, per vedere fino a dove può spingersi, per abbassare il livello qualitativo delle sue offerte senza perdere la fiducia del consumatore. Sono nato con la All Stars su Super Nintendo, rimando al video dove la paragono con la 3D All Stars, il confronto è impietoso. La grande N ha salvato l'industria dal tracollo degli anni 80 e il suo nome era divenuto sinonimo di qualità. Oggi la sua console di punta presenta dei difetti strutturali nei controller riscontrati da una percentuale enorme di utenti, eppure l'unica risposta dell'azienda è stata no comment. Ci siamo tutti giustamente lamentati dei prezzi esagerati dei porting da Wii U spacciati per giochi nuovi, eppure gli incoraggianti dati di vendita porteranno Nintendo a ripetere la stessa formula anche con i titoli 3DS. Ci siamo lamentati dei 60 euro per la 3D All Stars e in tutta risposta Skyward Sword, un titolo Wii esattamente come Galaxy, verrà venduto singolarmente a prezzo pieno, una novità assoluta nel mondo delle remaster. E se vi stavate chiedendo che fine avesse fatto Galaxy 2, beh, eccovi la risposta. 10 anni fa comunque Nintendo celebrava il 25esimo anniversario della saga di The Legend of Zelda proponendo Skyward Sword in un'edizione da collezione comprendente il gioco, un controller serigrafato e un CD con la colonna sonora. Oggi ci sono i Joy-Con a tema, ma si tratta di 80 euro da aggiungere al gioco base, a cui si somma il timore per il drift. Inutile dire che tutte queste iniziative sono andate a buon fine, finché non ci sarà una reale risposta dell'utenza. Beh, non vedo perché Nintendo non dovrebbe continuare con questo trend al ribasso. La sparizione della 3D All Stars non è un comportamento normale, anzi, bisogna stranirsi di fronte a un avvenimento del genere. Soprattutto se non c'è neanche l'ombra di una Virtual Console, che vi ricordo è ancora disponibile su Wii U. Chissà per quanto. Amo Nintendo e sono fermamente convinto che, trattandosi di un hobby, ognuno sia libero di investire i propri soldi nei videogiochi come meglio crede. Non giudico di certo nessuno. Ma proprio perché sono un appassionato, secondo me c'è bisogno di maggiore consapevolezza. Soprattutto bisogna rendersi conto che il mercato è in continua espansione ed evoluzione, e non per forza bisogna accettare passivamente tutto quello che ci viene propinato. Il che ci porta all'ultimo punto. E il futuro? La situazione non è così rosea. Per quanto riguarda la 3D All Stars, sono dell'idea che qualsiasi sarà la prossima mossa di Nintendo, non potrà che essere una delusione per i fan.
Mantenere la parola data significherebbe tagliare fuori dalla memoria collettiva tre pezzi fondamentali della storia videoludica per almeno altri 4-5 anni, mentre rimangiarsi tutto, vendendo singolarmente tre titoli o aprendo a una virtual console, sarebbe una totale mancanza di rispetto verso l'utenza che ha acquistato i giochi secondo le condizioni dell'offerta a tempo limitato. Se volete, potete fantasticare su DLC gratuiti e l'arrivo di Galaxy 2, ma io più che altro inizierei a preoccuparmi per il 35esimo anniversario di Zelda. Vedremo una collection? Quali e quanti titoli saranno inclusi? Vogliamo veramente un'altra compilation raffazzonata? La 3D All Stars ha creato un precedente e se Nintendo si limiterà a guardare i dati di vendita, sappiamo tutti come andranno a finire le cose. Non penso che Nintendo sia nei guai, ma credo più che altro che, a forza di tirare, prima o poi la corda si spezzi. E in questo caso la corda è la fiducia del consumatore. Abbiamo già visto in passato come il successo di una piattaforma da gioco non si traduca necessariamente come il trionfo del suo successore. Anzi, non bisognerebbe mai adagiarsi sugli allori. Il fallimento è sempre dietro l'angolo. Se da una parte quindi il ciclo vitale di Switch è iniziato col botto e sta continuando ancora meglio, dall'altra c'è da chiedersi se veramente Nintendo sarà in grado di mantenere questa traiettoria positiva per altri 4 anni. Operazioni come la 3D All Stars massimizzano gli introiti in poco tempo, ma sul lungo andare. Sono investimenti che riescono a fidelizzare l'utenza? E a proposito di investimenti, voglio rivolgermi a tutti quelli che hanno comprato la raccolta in doppia copia nella speranza di rivenderla al doppio del prezzo. Siete sicuri che con 10 milioni di copie vendute il gioco riuscirà ad acquistare valore? Per ora il titolo è addirittura in sconto, così come lo è il Game & Watch. Tante sono le unità giacenti sugli scaffali. Solitamente la condizione di rarità si verifica in seguito ad eventi imprevedibili, come errori o ristampe, o alla scarsa diffusione di un prodotto dato il poco interesse del pubblico mostrato inizialmente. La 3D All Stars per ora ce l'hanno tutti, magari chissà, fra un centinaio di anni la doppia copia acquisterà valore. Un investimento a lungo termine. E questo, poracci, era il punto finale sulla questione 3D All Stars. È stato un viaggio bello lungo e vi ringrazio per essere stati qui con me dall'inizio alla fine. Vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle scelte di Nintendo, mantenendo però sempre un tono civile ed educato. Mi fido di voi. Ah, e visto che ci siamo, fatemi sapere anche come onorerete l'ultimo giorno di vita di Mario. Sono proprio curioso. Vi do appuntamento a domani, 1 aprile. Proiettati finalmente verso il futuro e verso il compleanno di Zelda. Io sono il Poro Collection, Michele 3D. Ciao! Iniziamo, intanto mi tolgo l'orologio.